I lavori per il vestito procedono e vi mostro e non vi mostro niente perché è tutto top secret. Sono contenta, mi applaudo da sola per come sta venendo l'abito, troppo contenta, è venuto proprio bene e devo ancora finire perché la parte sopra è abbastanza impegnativa e poi qui dentro ci sono tutti i trucchi necessari per il make-up che ricreerò per questo vestito particolarissimo, outfit, red dress carpet, e non vedo l'ora di mostrarvelo. Penso che entro la Befana dovrebbe essere tutto fatto, quindi circa una settimana. Siamo giunti all'ultimo giorno dell'anno, vi rendete conto? Il 31 dicembre 2018. Com'è stato per voi questo anno? Ne valsa la pena? Non vedete l'ora che finisce? Cosa vi portate dal 2018 al 2019 ancora, o cosa lasciate direttamente nel 2018, buoni propositi, eccetera. Io vi dico la mia, nel senso che il passo più grande l'ho fatto dal 2017 al 2018, che mi sono ripulita e praticamente l'immondizia l'ho lasciata tutta nel 2017, quindi sono già entrata in questo anno abbastanza pulito, anche perché questo era un anno particolare, era il mio 50° compleanno, alla faccia di tutti quelli che possono dire: ah, che a 50 anni si è vecchia, buh. Dico sempre: vediamo quando arrivate voi e poi ci facciamo due risate. Oppure a volte ci sono certi che sotto: ma quella c'ha 50 anni, guarda che ce l'ho davvero i 50 anni. Perché loro pensano, no, che uno quando dice c'hai 50 anni, come dire, sei proprio co come un'offesa. Ma ci sono donne bellissime, Monica Bellucci c'ha 54 anni, è una donna meravigliosa come tante altre. Adesso ho preso lei perché è una donna italiana, ma anche tante attrici straniere sono delle donne bellissime. E mi sono liberata completamente fino ad arrivare al giorno del mio compleanno a settembre, proprio boom, eliminato completamente tutto quello che poteva ancora dire sì, di non andare bene. E mi sono comunque avuto ancora più consapevolezza in questo periodo, ancora da settembre adesso, e ho notato che ho meno tolleranza in tutto, quindi guai a chi si avvicina, no, nel senso, quando ci sono delle cose che non mi vanno bene, subito, non dico che scatto, mi incavolo, però sono un po' aggressiva certe volte, mi rendo conto, però dipende dai fatti. Logico che se si maltratta degli animali, vedo le situazioni con donne che vengono un po' trattate male anche per strada, mi era capitato qualche volta che sono rimasta un po' scioccata. Certo che uno dice: tu stai attenta, perché poi dopo, se ti lamenti e ti attacchi a qualcuno, magari quello ti aggredisce così. Non bisogna far farsi vedere che hai paura, perché io non sono meno di te che mi vuoi fare del male. Ovviamente bisogna fare attenzione, quindi tra parentesi poi girerò un video proprio apposta per le donne esclusivamente, per farsi ancora più scaltre e evitare situazioni pericolose, tra virgolette, perché tante volte succede che si sta nel posto sbagliato nel momento sbagliato, e quindi bisogna evitare o risolvere come trovare la soluzione per tornare nella retta via in quel momento. E poi altre cose che vi ho sempre detto della serenità, eccetera. Non portiamoci dietro storie che non vanno bene assolutamente. Lo ripeto perché lo dice anche qua Barbara Alberti, che mi è simpaticissima, che stava anche lì da Chiambretti, la Repubblica delle Donne. Non so, dovrebbe esserci ancora, forse adesso c'è stato lo stop per Natale. Guardate cosa ho scritto: qualche volta è meglio stare sole. Quindi non bisogna portarsi avanti storie marce, ma tutte abbiamo sbagliato, compresa io, per inerzia, per abitudine. E poi guardate pure lei che cosa dice. E in effetti è vero, perché poi certe volte o stai con una persona giusta, allora va bene; se non stai, si sta bene anche da sola. Bisogna avere il giusto equilibrio. E comunque ricordatevi che non bisogna mai dipendere da nessuno, perché il partner, io auguro a tutti quanti, a me stessa anche, di andare avanti per tutta la vita, stare con una persona, però può succedere che nel percorso ci possa essere qualcosa che non va bene. Chi si lascia con tranquillità e finisce lì la cosa, soprattutto per quanto riguarda un uomo, che nell'ultimo anno ci sono stati tantissimi femminicidi. E soprattutto le persone che hanno ucciso le donne, che poi si sono ammazzati, potevano ammazzarsi solo loro senza ammazzare anche la donna. No, loro invece prima ammazzano la donna,
la loro ex partner o partner, eccetera, questioni sempre di gelosia ossessiva, lì è diventata una malattia, sei talmente infognato, drogato di questa situazione che non vedi niente, hai la gelosia negli occhi proprio, lì sono persone che vanno curate, purtroppo sono a piede libero in giro e quindi prima o poi se c'è una situazione così in una famiglia, anche se tu denunci, purtroppo le denunce non servono a niente, perché tante donne che sono state uccise quest'anno avevano denunciato, erano andate al centro antiviolenza e sono state uccise lo stesso, quindi la cosa è molto grave. E la cosa che sarebbe da fare, purtroppo, è brutto anche da dire, è cambiare identità e cambiare continente. Ti dici guarda vado in America e poi invece vai in Australia, per dire. Perché voi potete dire sì, ma ti becca anche lì, beh insomma non è tanto semplice, è un po' più difficile a beccarsi, se stai nel solito posto è un secondo a beccarti, è più facile. E brutte storie purtroppo succedono tutti i giorni, quindi ragazzi, a qualcuno di voi che mi sta ascoltando che c'ha qualche problema in famiglia, assolutamente comunque dovete comunicare con i genitori e tutto, di far sapere queste cose, perché tante volte nessuno sa niente, tutto si tiene dentro, quindi bisogna sempre parlare, scaricate le vostre pensieri repressi al di fuori, assolutamente, anche se magari fate preoccupare una persona, però è meglio far preoccupare, si trova una soluzione. Per quanto riguarda gli animali, ho già litigato con uno, stiamo litigando su Facebook, con questo soggetto qui veramente allucinogeno, che praticamente ce l'ha con noi animalisti, in grado di addestrarli. Io ho 6 anni, quando vado a caccia sparo una botta dietro l'altra e i cani non si muovono di un millimetro, non battono ciglio. Quindi il problema siete voi che non siete in grado di addestrargli e di insegnargli come si sopporta un rumore forte. Secondo voi, ecco, questi sono i soggetti che girano in giro, purtroppo. Mi raccomando ragazze, quando vedete situazioni con gli animali che hanno bisogno, non siate indifferenti, anche se magari non amate gli animali, ma denunciate la cosa, perché loro magari è l'unico momento che hanno la possibilità di essere salvati, i tuoi occhi o quello che tu fai di praticamente di comportamento per poterli salvare, una foto, una denuncia, eccetera. Voi direte pure lì non serve a niente, lo so, però bisogna che le persone sappiano cosa succede, ecco, in qualsiasi cosa, per le donne, per i bambini, eccetera. Avete visto pure negli asili, uno porta i bambini lì tranquilli e poi li menano e tutto. Non bisogna assolutamente permettere che succedano queste cose. Purtroppo il 2019 è stato terribile perché il 2018 volevo dire, è stato terribile perché sono successi dei fatti bruttissimi, bruttissimi, il ponte di Genova Morandi che è caduto, tantissime cose, all'inizio dell'anno mi sembra che c'era deragliato un treno a Milano, cioè tutte cose bruttissime veramente. Io vorrei un mondo di pace, però purtroppo se non si insegna, adesso a parte vabbè il ponte che non c'entra niente, però le persone che uccidono, che maltrattano gli animali, se non si insegna dalle scuole il rispetto, la sensibilità per le persone, per le donne, non avere gelosia ai bambini già da piccoli, al possesso, all'ossessione, al rispetto per gli animali, nulla cambierà, perché se crescono in famiglie ignoranti e analfabete, come magari in certi punti localizzati dell'Italia è più frequente queste situazioni, non cambierà niente, perché questi poi cresceranno con la mentalità della famiglia, come ben sapete, che ogni giorno se ne legge di tutto sui social. Quindi denunciamo qualsiasi cosa, non stiamo più zitti. E riguardo questo, sempre tornando al discorso che tolleranza zero per qualsiasi cosa, ragazze, io sicuramente sono molto più grande rispetto a tante di voi che mi seguono, quindi ho minimo 20 anni, poi vabbè ci sta anche qualche grandicella come me che mi fa piacere che mi segue, anzi spero che siano d'accordo su quello che dico.
dico, però una quarantenne, una trentenne, una ventenne, logico che io avendo molti più anni ho avuto più anche fregature, per non dire altre cose, e quindi di esperienze negative ho fatto 20 anni minimo in più di cose che non andavano bene, quindi logico ci fa il callo, poi a un certo punto proprio basta, proprio io zitta non ci sto più per niente, poi non mi interessa niente, io vado avanti per la mia strada anche qua su YouTube, mi seguono, mi seguono, se mi seguite mi fa un piacere, tanto qua YouTube praticamente non dà visibilità, se non paghi, sapete come funzionano tutte queste cose, o se non sei sponsorizzata da qualcuno, a me non interessa, io mi sponsorizzo da sola con i miei vestiti. Ah, vabbè, avete capito com'è il discorso, e quindi ecco, queste qui sono le cose. Sicuramente nell'anno nuovo penso che tanti di voi magari non hanno tempo per dedicare a loro stesse, dobbiamo cercare sempre di trovare tempo per noi stessi, e poi soprattutto sempre a curarsi, essere carine, ma non per gli altri, per te stessa. Io, anche se per dire devo stare a casa, mi trucco lo stesso, mi piace vestirmi, non rimango mai in pigiama, infatti quanti video che ho girato in questo, quindi 30, e mi avete mai visto così, ma io non è che, sì, lo faccio anche perché sono davanti a una videocamera, ma anche se non sono davanti a una videocamera, sono da sola a casa, mi trucco lo stesso, se ho i capelli sporchi me li lavo, non è che dico, oh, no, ma tanto non c'è nessuno, non vedo nessuno, no, no, vestita e tutto quanto, poi naturalmente se si esce ancora di più così, ma perché lo faccio io? Perché mi piace a me, e quindi dovete farlo anche per voi stesse, perché a sentirsi belle, vedersi belle, vedersi bene allo specchio aiuta lo spirito e l'anima, mi raccomando. Poi fino al 6 dicembre, ripeto come ho ripetuto negli ultimi video, c'è la consulenza gratis, vabbè, un dono per voi, mandate una foto, infatti vedo che le ragazze oggi mi stanno continuando a mandare foto naturali senza trucco e niente, poi però scrivetemi sotto che cosa è che volete sapere, perché mi mandate le foto, queste sono le mie foto, ciao Luisa, grazie, però chiedetemi che cosa vi interessa, se volete sapere i consigli del make up o i colori che vi stanno meglio eccetera, almeno andiamo subito nella sezione giusta, se no, no vabbè, poi dopo mi avete chi mi ha chiesto, mi ha mandato le foto, poi mi ha specificato che cosa gli interessava, e sono contenta comunque che ci sia buon riscontro in questa cosa che ho proposto, e mi sembra di avervi detto tutto. Comunque nell'anno nuovo bisogna evitare gli sbagli che sono stati fatti in precedenza, migliorare sempre di più fisicamente come persona, nel senso di non aver paura, queste cose, a parte fisicamente, anche di aspetto fisico, e di non farsi vedere, dicevo che una è timorosa, di lasciarsi un pochettino questa timidezza alle spalle, riuscire a essere un pochettino più, meno, non dico più strafottente, però a stare zitte non si risolve niente, ecco, quindi alla fine quando vedete che le cose vanno in un modo, bisogna fare qualcosa di completamente. Comunque, tantissimi auguri, ragazzi, ci vediamo il primo dell'anno domani con un altro video. Chissà che cosa succederà l'ultimo dell'anno, vedremo, ve lo racconterò nel prossimo video. La Lady è senza il cappottino, vi volevo far vedere la sua ferita, che mi chiedete sempre di lei, guardate come è diventata, sinceramente, guardate, sì, un pochettino si nota, però guardate come è bella, proprio a posto, è guarita completamente. Ciao, auguri a tantissimi, a tutti quanti, fate un bellissimo anno e pulizia di tutto per l'anno nuovo. Ciao, bacio, ciao.